Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Raft. Allora, continuiamo la nostra avventura. Che stavamo facendo? Ah sì, dovevamo andare a dire due paroline ad Olof. Giusto, 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 giusto. Allora, prima di dire due paroline a Coco Bill, io mi preparo. Ok, lanetta. Quanta ne abbiamo? Quattro. Ce ne servono 10 per fare lo zaino più grande. Che ore sono? Che ore sono? Sono le... Ah, ok, vabbè. È mattina, andiamo, 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 andiamo. Dove eravamo diretti? Ah, di là. Oh, eccoci qua, che belli shortcut. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Ok, andiamo di... No, andiamo di qua, un ciufolo. Io devo andare. Dove caspita andai? Ah, eccolo lì! Ok. E no, non. Ok. Non lo vedevo, quindi. Credo che se la fosse squagliata, ho detto, vabbè, lasciamo perdere. E invece no. E invece no, è lì che ci aspetta. Oppa. Utopia, ippi, urrà. Sì, ragazzi, questo è pericoloso. Questo butta le bombe. Aia. C'era una casa qui, sì, l'ho visto. Facci tu, aspetta. Dov'è? Come si prende? Oh Madonna, oh Madonna. E basta. Questo è pazzo, scusami. Ma che stop you, stop and go. Ma tu non hai capito proprio una cippa. Madonna. Tu sei pazzo. Guarda lì che bello che è. L'ho messa? Sì. Adesso dobbiamo trovare altre casse. Dove cazzo sono le casse? Ah, qua. Scusi, cassa? Grazie. Dobbiamo trovarne altre. Ah, no, ci stanno qua le casse. Basta cercarlo. Che cazzo ridi che... Dopo Gigio. Altre casse? Ce la facciamo? Altre due casse e ce la facciamo. Questa mi ha buttato qui, lo so. Io sapevo. Io lo sapevo.
Ok. Un altro sta qua. Mi serve un altro. Eccolo lì. Non fare il vandalo con me. Portacci tua. Oh. Olof. E lui che ti scappa. Cos'è? Apparecchio elettronico? Elettrico e teleferico. Ah, elettrico. Ti permette di salire o scendere usando le teleferiche. Vabbè, questo lo so. Questo lo mettiamo qua, che non mi serve. Questo lo mettiamo qua, che non mi serve. La pala mi serve perché appena incontro Olof glielo... gli faccio cambiare idea. Quindi siamo a posto così. Qua non c'è più niente? No, non c'era più niente. Vabbè, andiamo avanti. Salve. Signor Olof. Dobbiamo parlare un pochettino, io e lei. Proprio un poco, poco. Allora, il pane me lo levo davanti ai piedi. L'acqua. Ah, bevo. Io beve. Ok, di qua no. Devo andare di qua. Pasqua lì. No. Oh, abbiamo anche qui un bello shortcut. Ok. Chiuso. Vabbè, qua ragazzi è facile perché lui è lì. Eccolo lì. Noi. Sì, vabbè. Ragazzi, qua non c'è problema. Per noi, anzi per me, perché praticamente queste sono tutte le iene, tutte le bestie. Stavo dicendo, qua ci sono tutte le bestie, queste qui, però a me, siccome sono in Pacifica, a meno che io non le attacco, non mi faranno nulla. Ammesso, sempre ammesso, che signor Provolone mi lasci un po' di spazio per mettere le casse. E non rompa le palle. Giusto, mister Provolo? Ok, faccio il giro dall'altra parte. Butta, butta. Rincoglionito. E io vado di qua. Bello che fa nemmeno male alle sue bestie. Allora, mi mancano altre 1, 2 e 3. Ma riuscirò a farcela? Solamente perché io posso fare anche in un'altra maniera. Però le casse qua stanno finendo. Quindi elevati. Sì, vabbè. Ciao. Ma le casse sono finite? E mi sa di sì. E quindi... Ok, allora ragioniamo allora.
Ok, ok. Sì, vabbè, ciao. Va bene, non ti incazzare, cocco bello. Ovviamente, ragazzi, apriamo le porte. Che qua meglio avere una via di fuga in più. Valigetta. Prima di salire di là, andiamo di qua. Ecco qua. Apriamo anche questa porta qua. E adesso, ragazzi, arrivano i cassi. Provistiamo la batteria. I soldi. Ecco qua. Ora, ragazzi, ci sono i cavoli. Dobbiamo affrontare, purtroppo, quella bestia lì. Sapete com'è? Ok, ragazzi, qua dobbiamo scappare. Scusa. Facci tuo. Ah, vero, perché questo fa i zombettini. Oh, cazzo. Questa dietro di me? Oh, mamma. Oh cazzo! Oh mamma! Vai di là, vai! Testa di lapa! Dai! Molla! Oh Cristo! Bagniamo! Anche noi. Oh Cristo. Dai, vai di là. È dietro di noi, eh. Cristo. Eh no, ragazzi, qua non ci possono fare niente. Oh merda. Oh Cristo. Acqua, mi serve acqua. Dov'è? Qua. Oh! No! Stiamo beccando... Yeah! L'abbiamo ammazzato. Olaf! Vieni qua. Ragazzi, mi devo un po' riprendere. Mi sono cacato sotto. Come avete potuto vedere dalla mia faccia. Oh, e qua è apparsa la scala.
Grande, la scala mobile. Olof! Dove sei? Ci dobbiamo attendere? Sapete com'è, è giovane. Ecco, mi sono in musichetta. Dai. Oh, salve Olof, guarda lì. Palazzo Reale qua va. Occhio. Olof, Olof. Ma questi chi sono? I cospiratori? Eh sì ragazzi, questi dovrebbero essere i cospiratori. Capitano. Vabbè. Olof. Buongiorno. Sì sì, un attimo, un attimo. Adesso vediamo, eh. Calma. Strumenti in titanio. Di titanio. Sì sì. Sai che se bellino altezza in giù. Adesso accendo. Accendiamo un po' questi candelotti. Mi dispiace, no? Fa un botto. Vabbè, andiamo giù, dai. Dai zitto, stai buono. Aria. Vabbè, ragazzi, andiamo a liberare i nostri amici, dai. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet they persisted. Eccoli qua i nostri amici. Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Ok ragazzi, siamo al mercato praticamente noi. Non è, non penso che, ah no, è proprio la parte dove eravamo noi, dove abbiamo sconfitto Olof. Sì, perché qua stanno le casse per andare lì. Vabbè. Oh ragazzi, questi sono tutti i personaggi con cui possiamo interagire. Si può interagire, ovviamente ci racconteranno tutto, tutte le loro storie. Allora io non lo faccio per, semplice, per la semplice ragione che è molto lungo la questione. Quindi ciao. Qua però possiamo comprare, prendere patate, pesce, i cibo praticamente. Qua no. Qua no. Ovviamente non è che ci possiamo riempire inventario, eh. Quindi ocio. Ok, non lo stiamo rubando ragazzi, ci serve perché abbiamo fame.
patate, patate, patate. E qua, ragazzi, con i gettoni possiamo comprare le decorazioni. Sia l'isola, quella lì di ghiaccio, dove c'è la centrale nucleare, e sia su Tangaroa. Vabbè, qua c'è la frutta, va bene, va bene. E anche qui, e anche qui c'è decorazione. Vanessa, Zayana, lui è Max, Timur, Toshiro, Noan, Kartika, Bruna. Detto. Oh, attenzione. No one ever listens to me. Maybe they'll listen after this. Eh sì. Lei è Anne. We owe our future to you. Grateful doesn't even begin to describe it. Citra, Oliver, Isaac. E basta, questi sono i personaggi. Max, ok. Con lui non ci parlo perché sinceramente è inutile parlarci. Lei chi è? Annisa? Ulla? Ika? John? Joan? E basta, ragazzi, basta, questo è quanto. Ma ci dicono altro loro? Non mi ricordo. Dovete insistere. Vabbè, qua dovete insistere e parlare, se volete. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, noi ce ne andiamo per la nostra strada. Ritorniamo al Zatterone, che sta esattamente questo. Ah, dall'altro lato? Penso di sì. Quando l'ho finito, ragazzi, la prima volta, io credevo che tutto questo sparisse per dare una nuova civiltà, una più gente. Invece no, non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno, vi faccio vedere. Sono tutti al mercato. Su. Mentre qui non c'è proprio nessuno. Ma io c'ho ancora... Ah, sì, ok. Dicevo io, è troppo luce. Niente, non c'è proprio nessuno, quindi... Alla fin fine sono tutti su al mercato. Questo mi è dispiaciuto un pochettino perché è una città morta praticamente questa. E mi ha lasciato un po' così. Vabbè dai ragazzi, io dopo aver sconfitto Olof ci sentiamo alla prossima, dove continuiamo il Zatterone. Sì, ormai dobbiamo andare solamente in giro per le isole e andare a racimolare pezzi. Io prima di chiudere la serie voglio finire la zattera, voglio sistemarla un pochettino e niente, ci saranno altri video per appunto organizzare il tutto. E poi ovviamente ci sarà il gran finale, ovviamente. Una serie rispettabilissima come questa ha bisogno di un finale, un bel finale. Noi ci sentiamo allora alla prossima. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Trovate come sempre tutti i link in descrizione, anche quello che riguarda le playlist del canale. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.